mattina in piazza per dire no a questa cosa, per dire che una buona scuola per davvero esiste e siamo noi. Siamo gli studenti e le studentesse che tutti i giorni sono dei bandi. E banco per banco, classe per classe, scuola per scuola, ci mobiliteremo contro questa buona scuola. Ti do appuntamento in tutte le piazze italiane, in tutte le scuole italiane. Assemblee, autogestioni, qualora ce ne possa anche bisogno occupare, perché ce la sta segnando le mani e noi faremo di tutto per riprendercela. Noi siamo prettamente contrari rispetto alla al mancato investimento verso l'edilizia scolastica, verso il trasporto pubblico. Ogni giorno viviamo dei drammi, classi pollaio, pullman strapieni e fatiscenti che sono sempre in ritardo. La rassegnata scuola-lavoro che ci fa diventare manodopera a bassissimo costo, anzi gratuito. A una mancata reale consultazione degli studenti, dove gli studenti non sono realmente sentiti verso quello che deve essere la riforma, verso quello che deve essere una scuola, la futura scuola. La scuola è pubblica e non si tocca, 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 la scuola è pubblica e non si tocca. Una riforma che parla di edilizia scolastica finanziando un fondo per la catalogazione degli istituti senza investire realmente sulle loro ristrutturazioni non è un modo per affrontare questo, l'edilizia scolastica, un problema enorme nel nostro paese. Se i nostri edifici sono tutti in maggior parte vecchi, come dice la legge Venusti, non è catalogandoli che noi risolviamo le cose. Sicuramente se noi continuiamo a togliere soldi alla scuola invece che investirne, così non facciamo una buona scuola, così non facciamo altro che distruggere quel poco che c'è, quel poco che ancora si è salvato dalla distruzione che è stata operata negli ultimi anni, dove il nome di spending review e di problemi economici la scuola ha sempre fatto da banco, ma da questo paese, un paese che ha preferito investire su altro invece che sul proprio futuro, un paese che un giorno verrà restituito a questa generazione, e allora saremo in grado noi con questo sistema di portarlo avanti? Non penso. Un sistema di istruzione che non garantisca a tutti di accedervi, un sistema di istruzione sempre per più pochi, non è un sistema di istruzione degno di un paese civile come il nostro, un paese che ancora continua a fare discriminazioni tra scuole di serie A e serie B, continuando ad incentivare una competizione che non fa altro che il bene delle scuole più grandi andando a colpire quelle più piccole e più deboli. Un sistema di autofinanziamento delle scuole tramite i privati che sono incentivati a finanziare le scuole che possono poi dargli un rendiconto a livello pubblicitario, anche solo a livello di competenze, un'alternanza scuola-lavoro che poi andrà in qualche modo a risentire di questi tipi di finanziamenti. E la buona scuola siamo noi, la vera buona scuola, la vera buona scuola, la vera buona scuola siamo noi.